L'Italia. Un paese ricco di tesori nascosti, tra cui alcuni dei borghi più belli del mondo. Dalle stradine acciottolate alle piazze storiche, questi borghi sono un concentrato di storia, arte e cultura. In questo video vi mostreremo la nostra personale classifica dei 20 borghi più belli d'Italia, ognuno con la sua unicità e bellezza, che lo rende speciale. Che siate amanti della storia, dell'arte o della natura, ci sarà sicuramente un borgo in questa lista che vi lascerà senza fiato. Quindi, preparatevi a fare un viaggio attraverso l'Italia, alla scoperta dei borghi più incantevoli e suggestivi del nostro paese. Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale, per aiutarci a migliorare sempre più la qualità dei nostri contenuti. Cominciamo! Matera, Basilicata. Conosciuta come la città dei sassi, è un antico insediamento rupestre scavato nella roccia. È nota per il suo centro storico caratterizzato dai famosi rioni di sassi e dalle case cave, che la rendono unica al mondo. Il centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1993. Matera è anche famosa per la sua gastronomia, che offre prelibatezze come il pane di Matera, le orecchiette, il vino aglianico del Vulture e il peperone crusco. Manarola, Liguria. È un piccolo villaggio di pescatori in provincia di La Spezia. È uno dei 5 borghi delle Cinque Terre, patrimonio dell'UNESCO, e offre un'atmosfera suggestiva e romantica grazie alle sue casette colorate e al mare cristallino. La città è famosa per la sua produzione di vino bianco secco e per la sua cucina tradizionale a base di pesce fresco. Montepulciano, Toscana. Un borgo medievale fortificato situato tra le colline della Val d'Orcia, famoso per il suo vino nobile di Montepulciano, uno dei vini più rinomati d'Italia. Il centro storico della città è situato su una collina e offre una vista panoramica sulla campagna toscana circostante. Montepulciano è anche una città d'arte, con numerosi palazzi e chiese di epoca rinascimentale e medievale, come la chiesa di San Biagio e il palazzo comunale. Polignano a Mare, Puglia. Un affascinante borgo costiero situato su una scogliera calcarea a picco sul mare Adriatico. È famosa per la sua bellezza naturale e per la sua architettura storica. Le principali attrazioni turistiche della città sono la chiesa matrice di Santa Maria Assunta, la statua di Domenico Modugno e il ponte romano Lama Monachile, che offre una vista mozzafiato sulla costa. Polignano è anche conosciuta per la sua cucina tipica, come i panzerotti fritti e gli spaghetti con le vongole. Orvieto, Umbria. È una città famosa per la sua architettura medievale e la sua posizione panoramica su una collina di tufo vulcanico. La città è famosa per la sua cattedrale di Santa Maria Assunta e per la produzione di vino bianco, l'Orvieto classico, grazie alla sua posizione privilegiata sulla cima di una collina vulcanica. Orvieto è anche famosa per la sua gastronomia, con piatti tipici come la porchetta e la pasta alla norcina. San Gimignano, Toscana. È un comune famoso per le sue torri medievali che si ergono sopra i tetti della città. Questa città è stata un importante centro commerciale nel Medioevo e le sue torri simboleggiano il potere e la ricchezza delle famiglie che vivevano lì. San Gimignano è anche conosciuta sia per il suo centro storico ben conservato, con numerose chiese e palazzi medievali, sia per il suo vino bianco, il Vernaccia di San Gimignano. Castelmezzano, Basilicata. È un comune immerso nelle montagne del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Lucane.
Il borgo è famoso per la sua posizione spettacolare, arroccato sulle pendici delle montagne e con vista sulla valle sottostante. Il paese è caratterizzato da case di pietra e strette vie in salita, e ospita numerose chiese e monumenti storici. È un luogo ideale per gli amanti della natura e delle attività all'aperto, come escursioni, arrampicata e trekking. Alberobello, Puglia. È un comune famoso per i suoi caratteristici trulli, le case a forma di cono costruite in pietra calcarea locale. Queste costruzioni uniche, risalenti al XVII secolo, sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1996. Alberobello ospita circa 1500 trulli, molti dei quali sono stati trasformati in negozi, ristoranti e bed and breakfast. È anche famosa per la sua cucina tradizionale, che include piatti a base di pesce, pasta fresca e verdure locali. Civita di Bagnoregio, Lazio. Un borgo arroccato su una collina che sembra sospeso nel tempo. Noto anche come la città che muore, questo borgo è accessibile solo tramite un ponte pedonale, il quale la collega al mondo esterno. È stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2006 e attira numerosi visitatori ogni anno che vengono per ammirare le sue strade strette, i vicoli acciottolati, le case di pietra e le spettacolari vedute panoramiche sulla Valle dei Calanchi. Positano, Campania, un villaggio costiero incastonato tra le colline della costiera amalfitana, famoso per le sue case colorate, i vicoli stretti, le terrazze panoramiche e le spiagge sabbiose. È considerata una delle località balneari più belle al mondo, attirando visitatori da tutto il mondo. La città è un luogo ideale per fare shopping di prodotti artigianali, come i celebri sandali di Positano, e godere della vista mozzafiato sulla costa amalfitana. Ravello, Campania. Questo borgo medievale è situato su una collina a 365 metri sul livello del mare e offre una vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Salerno. Ravello è famosa sia per le sue ville e i suoi giardini storici, tra cui la Villa Rufolo e la Villa Cimbrone, sia per il suo Festival della Musica, che si tiene ogni anno tra luglio e agosto. Sirmione, Lombardia. È un borgo situato sulla sponda meridionale del lago di Garda, nella provincia di Brescia. Il centro storico di Sirmione è situato su una piccola penisola che si protende nel lago ed è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale. Il borgo è caratterizzato dalle sue antiche mura medievali, dalla rocca scaligera e dalle sue strade strette. Inoltre, è anche famosa per le sue terme, le cui acque sulfuree sono note per le loro proprietà terapeutiche sin dall'epoca romana. Pitigliano, Toscana. Un borgo situato nella provincia di Grosseto, noto anche come la Piccola Gerusalemme, per la presenza di una comunità ebraica secolare. Il centro storico di Pitigliano è costruito su una collina tufacea ed è caratterizzato dalle sue strade strette e tortuose, dalle sue case in pietra e dalle sue chiese storiche. Il borgo è circondato da una campagna mozzafiato, con vigneti e oliveti a perdita d'occhio. La sua cucina tradizionale include piatti come la pappardelle al cinghiale, i funghi porcini e i salumi locali. Cefalù, Sicilia. Un borgo situato sulla costa settentrionale della Sicilia, nella provincia di Palermo. La cittadina è famosa per la sua bellissima spiaggia di sabbia dorata, per il suo imponente Duomo Normanno, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, e per il suo pittoresco centro storico, caratterizzato dalle sue stradine lastricate e dalle sue case in pietra. Cefalù è anche circondata da un paesaggio mozzafiato, con i suoi monti verdi che si affacciano sul mare, e offre molte attività all'aria aperta. Vernazza, Liguria. È uno dei cinque borghi delle Cinque Terre, situato sulla costa ligure. Il borgo è caratterizzato dalla sua bellissima posizione sul mare, con le case colorate che si affacciano sul porto e le colline verdi che lo circondano. Vernazza è famosa per la sua torre medievale, che si erge sopra il porto,
e per il sentiero panoramico che conduce alle vicine cittadine delle Cinque Terre. La cucina locale è rinomata per i piatti a base di pesce fresco. Castelmola, Sicilia. Un suggestivo borgo medievale situato sulla collina sopra la città di Taormina. Con le sue stradine in pietra, le case colorate e le viste panoramiche sul mare e sulla costa, Castelmola è un luogo ideale per chi cerca tranquillità e bellezza. Tra le principali attrazioni del borgo vi sono il Castello Normanno, la Chiesa di San Giorgio, la piazza e il famoso vino di mandorla. Val di Funes, Trentino Alto Adige. Una valle alpina situata nel cuore delle Dolomiti, famosa per i suoi paesaggi spettacolari e le sue chiese medievali. Il borgo di Santa Maddalena, situato nella valle, è un luogo molto popolare tra i fotografi per il suo suggestivo panorama. Tra le altre attrazioni della Val di Funes vi sono il santuario di San Giovanni in Ranui, una piccola chiesa con un campanile che sembra uscita da una cartolina, e il castello di Velturs, un antico castello medievale che offre viste spettacolari sulla valle. Ostuni, Puglia. Conosciuta anche come la città bianca, è una città e famosa per la sua architettura bianca tipica del Mediterraneo, che risale all'epoca medievale, quando la città fu fortificata con mura e torri di difesa. Il centro storico della città è un labirinto di vicoli e stradine, con case bianche, chiese barocche e un antico castello. Cortina d'Ampezzo, Veneto. È una famosa località turistica situata nelle Dolomiti. Conosciuta come la Regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo offre paesaggi mozzafiato, con montagne imponenti, prati verdi e foreste di conifere. È una meta ideale per gli amanti della natura, con numerose attività all'aperto disponibili tutto l'anno, come escursioni a piedi o in bicicletta, arrampicata su roccia, sci e snowboard. Dolce Acqua, Liguria. È un pittoresco borgo medievale non lontano dalla costa. Il suo nome deriva dal latino Dulcis Aqua, che significa dolce acqua, a causa del fiume Nervia che scorre attraverso il centro storico. Il borgo è famoso per il suo caratteristico ponte romanico, il Ponte Vecchio, che attraversa il fiume Nervia e conduce alla parte antica del paese, dove si trovano le case color pastello e i vicoli acciottolati. Il Castello dei Doria domina la città ed è un'attrazione imperdibile. Orta San Giulio. È un incantevole villaggio medievale situato sulle sponde del lago d'Orta. Orta San Giulio è caratterizzata da una bellissima piazza centrale con vista sul lago, la Piazza Motta, circondata da antiche case e ristoranti. Il centro storico è costellato di piccole stradine lastricate e vicoli che si aprono su suggestive vedute del lago e delle montagne circostanti. Gli amanti della natura possono invece godersi la tranquillità del lago, attraversando le sue acque in barca o passeggiando lungo le sue rive. Valeggio sul Mincio, Veneto. È un comune situato in provincia di Verona. Borgo medievale a pochi chilometri dal lago di Garda, immerso nella campagna del Parco del Mincio. Il centro storico è caratterizzato da vicoli, edifici storici, cortili e antiche botteghe artigiane. La città è famosa per il Ponte Visconteo, un ponte fortificato che attraversa il fiume Mincio e che rappresenta uno dei simboli della città. Valeggio è anche nota per la produzione di un piatto tipico, i tortellini di Valeggio, una variante dei classici tortellini di pasta fresca ripieni di carne. Speriamo che questo video vi abbia ispirato a scoprire alcuni dei borghi più belli d'Italia. Ciascuno di questi luoghi è unico e ricco di storia, cultura e bellezza naturalistica, ed è solo una piccola parte di ciò che l'Italia ha da offrire. Che siate amanti della storia, della natura, della buona cucina o semplicemente alla ricerca di un posto tranquillo dove rilassarsi, c'è un borgo italiano che soddisferà le vostre esigenze. Quindi, prendete nota dei borghi che vi hanno colpito di più e pianificate la vostra prossima avventura italiana.
Se volete, fateci sapere nei commenti quali di questi borghi avete già visitato e cosa ne pensate. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.